Passa per 8 città italiane l'onda Pride, la manifestazione a sostegno dei diritti delle persone LGBTQI+, organizzata da Arci Gay e da altre associazioni locali e nazionali. Infatti, oltre ad Asti, Bologna, Cremona, Famignana, Lecce, Taranto e Tortona, oggi pomeriggio anche Pescara ha ospitato il corteo del Pride, che è partito dal Piazzale della Madonnina intorno alle 16. Il corteo ha visto una partecipazione molto numerosa, si parla di circa 3.000 persone. Ha sfilato sul lungomare Matteotti fino a piazza Primo Maggio per poi tornare verso il ponte del mare attraversando altre strade interne. Alla fine del corteo c'è un Pride Beach Party ufficiale di Abruzzo Pride con DJ set e drag show. È stato un percorso accessibile a tutti, vedete nelle immagini la partecipazione numerosa con soste di defaticamento per permettere a chiunque di partecipare in tutta sicurezza e anche per garantire un'esperienza piacevole e sicura con delle zone bianche per rilassarsi e recuperare energie. Fra le curiosità, l'organizzazione ha anche fornito molti consigli utili e ha distribuito tappi antirumore a chi ne ha fatto richiesta, ma soprattutto per i promotori e i partecipanti quella di oggi è stata una giornata di mobilitazione e di orgoglio. Durante il cammino avete visto anche, oltre alle bandiere arcobaleno, quelle della Palestina. Il corteo festoso non ha creato problemi, solo qualche ovvia difficoltà alla circolazione delle auto deviate dalla Riviera, ovviamente a altri percorsi alternativi.